nostra esperienza del catechismo ci ha portato a pensare che il cristianesimo sia un insieme di verità di fede. Fatto sta che abbiamo imparato quali siano i due misteri principali della fede, che voi conoscete. I due misteri principali della fede sono unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Ma poi, se noi continuiamo su questa linea, ci accorgiamo che siamo capaci di impacchettare il cristianesimo in una serie di formule, alla fine delle quali diciamo: questo è il cristianesimo. Proviamo a pensare a chi ci ascolta. Cosa percepisce? Che il cristianesimo è un sistema ideologico, una specie di filosofia, se volete. Passiamo alla morale. Che cos'è la morale? Peggio che andare di notte. È un'altra filosofia. Pensate quando noi cominciamo a dire quando c'è peccato. E la risposta è: quando sappiamo ciò che facciamo, siamo liberi di fare quello che facciamo e ciò che facciamo è materia grave. Ma questa affermazione è cristianesimo? Per ipotesi, noi siamo musulmani, per ipotesi. Cosa occorre per fare un peccato? Siamo ebrei. Cosa serve per fare un peccato? E allora questi tre principi sono cristianesimo? O sono etica filosofica? Guardate che sono prete cattolico apostolico romano. Se noi cominciamo ad approfondire queste cose, ci accorgiamo che il cristianesimo è stato ridotto a sistema di pensiero. Voi dite niente male, e io dico no, tanto male, e adesso vi spiego il perché. Se io vi chiedessi: com'è andata la settimana? Io sono matematicamente certo che tutti quanti voi mi spieghereste le cose che sono andate bene, le cose che sono andate male, i problemi che avete avuto, rapporti più o meno simpatici o burrascosi con il prossimo, problemi finanziari e cose di questo genere. A nessuno viene in mente che questa settimana, in questa settimana, Dio gli ha parlato o le ha parlato attraverso i fatti che ha vissuto. Il Concilio, ma anche il testo biblico, porta noi a considerare la fede in questo ambito, non nell'ambito della sistematica. Perché la fede nel mondo biblico nasce solo dall'esperienza storica. Noi potremmo trovare anche molte motivazioni per giustificare questo principio. Potremmo dire: i nostri amici ebrei che hanno incominciato la storia della salvezza rispondendo a Dio ad un dialogo che lui voleva iniziare, non avevano una lingua sufficientemente ricca per poter fare le astrazioni del pensiero. Questo potrebbe essere un motivo.
Un altro motivo potrebbe essere che a Dio delle cose sistematiche non è che interessino molto. Provate a fare questo pensiero. Voi siete il Papa. E voi ordinate ad un cristiano di sposare una prostituta musulmana. Che fate? Lo dice il Papa? Sì, ma cosa vi sta comandando? Vi sta comandando di essere, fin dal primo momento del matrimonio, perché obbedienti. Noi diremo è un assurdo. E facendo intervenire il sistema etico cristiano diciamo no, in questo caso non sei tenuto ad obbedire perché ti sta comandando il male. Sì o no? Dio l'ha fatto con Osea. Con Osea. Sposa Gomer, che era una ierodula, cioè una prostituta sacra, quindi non ebrea. Ci siamo? E noi restiamo sconvolti. Perché quel gesto non è inquadrabile nel nostro sistema. Provate a fare questo piccolo pensiero stando solo ai dati, non alle ipotesi. Il buon ladrone è l'unico santo canonizzato da Gesù Cristo. Se lui non avesse vissuto una vita disordinata, piena di peccato, di violenza, di furto e di quant'altro appartiene alla vita del brigante, lui non sarebbe diventato santo. E poi è diventato santo all'ultimo momento, e se ascoltate qualche mio amico padre francescano che parla ai fedeli facendo gli esercizi spirituali, dice rubando il paradiso all'ultimo momento. Ma che ne sai tu? Quando noi, da una parte, abbiamo questi sistemi lucidissimi, guardate che la teologia dogmatica è un capolavoro di architettura del pensiero. La teologia morale è un capolavoro di architettura del pensiero. E dall'altra abbiamo l'esperienza storica di Dio, siccome questa non è inquadrabile sempre in quella, preferiamo sacrificare questa e prendere in considerazione quella. Questa è parola di Dio, questa è parola degli uomini. E c'è stato un tizio, lo chiamavano Rabbino di Nazareth, il quale se l'è presa proprio sul fegato, dicendo ai suoi interlocutori: voi seguite la tradizione degli uomini e non la parola di Dio. E noi quando leggiamo diciamo bravo, però noi non siamo farisei, per l'amor del cielo, non siamo sadducei, siamo cristiani. Ma il modo di pensare che abbiamo, che è un po' pericoloso, a noi stessi. Perché pensando con i sistemi, noi perdiamo l'esperienza di Dio nella nostra quotidianità. Capite perché questo modo di procedere è utile, ma non è il fondamento per capire il cristianesimo.
tanto meno è il fondamento per saper leggere la parola di Dio. Cucù. Bella questa affermazione. La teologia dogmatica non è la fede. La teologia dogmatica è l'incontro, alle volte felice, alle volte infelicissimo, tra la parola di Dio e il sistema filosofico vigente. Sistema filosofico, parola di Dio, si incontrano e generano la dogmatica. Ma capite che questo sistema di pensiero, se viene generato dall'incontro tra parola di Dio e sistema filosofico numero 3, non numero 1, mi viene fuori un altro sistema di pensiero chiamato teologia dogmatica. Mi seguite? Quanti sistemi di pensiero l'uomo è capace di elaborare? Tanti. E allora quante teologie dogmatiche? Tante. E allora comprendiamo che questo sistema di pensiero ha un grosso valore, perché l'incontro tra parola di Dio e sistema di pensiero mi dà la possibilità di parlare di Dio alla cultura e alla mentalità del mio tempo. Ma comprendiamo che quando sensibilità, cultura, mentalità cambia e l'umanità abbraccia altri sistemi di pensiero, quel sistema di pensiero che si chiama dogmatica, che è un derivato dall'incontro tra filosofia e parola di Dio, deve cambiare. Sì o sì? Ecco. Stessa cosa per la morale. Ma i principi restano sempre quelli, oh certo, perché i principi sono i valori che la parola di Dio ti propone, quelli sì, restano sempre quelli. Ma il modo poi di incarnarli sono modi diversi che dipendono dalla filosofia e dalla cultura in genere. Vi prego, quando siete in autostrada e c'è un incidente, non andate in cerca di un asino, non caricate i feriti sull'asino e non portatelo al primo bar che trovate, perché questo sarebbe mettere in pratica in forma materiale la parabola del buon samaritano. Se fate una cosa del genere, chiamano la Croce Verde. Allora comprendiamo che la parola di Dio nasce in una determinata cultura. E la parola di Dio ha già dentro di sé un sistema di pensiero che non va bene con il nostro. Allora capite che noi dobbiamo tenere presente due problemi ogni volta che leggiamo la parola. La parola di Dio è la fonte. Il modo di pensare che abbiamo è il coniuge. Mettendoli insieme viene fuori la teologia dogmatica. Cambiando il coniuge, abbiamo un altro modo di vedere la verità della fede. Ma la stessa cosa all'interno della Bibbia stessa sta succedendo. Se noi avessimo più tempo, modo, strumenti, potremmo vedere come la teologia biblica iniziale della scrittura sia marron. Passa del tempo, diventa viola. Passa del tempo, diventa gialla. All'epoca di Gesù era bordeaux. E lui invece fa una proposta bianca.
qual è quella vera? Sarebbe la domanda più spontanea. Sono tutte vere. Perché la prima, la seconda, la terza, la quarta, l'ultima sono sempre l'incontro tra la rivelazione di Dio e la cultura che l'accoglie. Quindi già anche all'interno della scrittura c'è questo gioco sottile. Per cui la Chiesa ci avvisa e ci dice, guardate, che la Bibbia è parola di Dio in parola umana. Stando così le cose, vi rendete conto che una persona che si trova allo stadio primo della rivelazione, una persona che ha ancora una mentalità di tipo grezzo nei confronti di Dio, mezzo superstizioso, mezzo politeista, come recepisce quella rivelazione? Con gli enormi limiti della sua cultura. E questa parola di Dio arriva a noi attraverso i limiti della sua cultura. E allora vediamo un Dio violento, uno che ammazza fuori tutti. Poi l'uomo matura, la mentalità, la cultura di fede matura, fino ad arrivare a dire con il Siracide, Signore, fa che vinciamo, tanto mettiamo a posto le cose. Ma poi, una volta che li abbiamo vinti, non li ammazziamo, come facevamo all'inizio della nostra storia, 1200 anni fa. Li lasciamo vivi e speriamo che si convertano nel vedere come tu sei dalla nostra parte e ci fai vincere. Una preghiera tipica ebraica sta qua. Però capite il cambiamento di mentalità? E noi diciamo Dio si è convertito, no? È l'incontro tra la rivelazione e la cultura dell'uomo. 1, 2, 3, 4, 5. Tutto questo è la Bibbia, la quale dialoga con la nostra filosofia, la nostra cultura e genera il pensiero dogmatico e morale. Pensavate voi che il cristianesimo fosse per bambini piccoli? Ecco, Vaticano II dice, state attenti, che le cose sono leggermente più ricche di quello che pensate. La prima cosa che noi dobbiamo metterci nella capoccia è questa. La fede cristiana non nasce dall'ascolto di una dottrina. Questo poteva succedere in Grecia. Il filosofo itinerante va nel mercato, trova le donnette che stanno comperando i ceci, i fagioli, le carote e si mette a parlare. Le donne lo ascoltano, interessante, vanno a casa, parlano col marito, il marito dice, sul serio, aspetta che vengo anch'io. E avete questi filosofi de piazza che trasmettono il sistema cinico, sistema epicureo, sistema pitagorico, il sistema medio platonico. Siamo all'epoca del Nuovo Testamento, eh? Non è questo il cristianesimo. Fatto sta che quando Paolo si cimenta con questa mentalità, fa una figurina di quelle proprio piccole piccole, va all'Areopago, si mette a parlare come i filosofi del suo tempo e nessuno lo ascolta. Perché? Viene a parlarci di uno che ritorna dalla morte, ma va, non rientra nei parametri della ragione. E Paolo fa un fiasco micidiale. Perché?
Lui ha tentato di prendere l'esperienza e portarla in maniera diretta nel pensiero greco. Assurdo. Perché il pensiero greco non ha le scatolette cerebrali per recepire questo pensiero. Come il pensiero ebraico, all'epoca di Gesù, non aveva le scatolette per recepire la metafisica greca. È un discorso difficile questo? No, a me interessa che sia chiaro. Paolo, quando parla appunto del fondamento del cristianesimo, dice così. Siamo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 15, 12, 19, e avete il testo copiato. Ora, se annunciamo che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Si può, sì. Volete che vi spieghi come? Facilissimo. Io sono medio platonico, non è vero. Il mio maestro Platone, vissuto 4 secoli abbondanti prima, mi ha insegnato che il vero mondo è il mondo iperuranico. Noi qui siamo fotocopie imperfette di quel mondo. Tutte le donne di questo mondo messe insieme non hanno tutte le qualità della donna ideale che si trova nell'iperuranio. Tutti i maschietti messi insieme non hanno tutte le qualità del maschio ideale che si trova. Tutti i fiori messi insieme non sono il fiore che si trova nel mondo iperuranico. Dunque noi siamo ombra della vera realtà. E siamo ombra perché siamo materiali. Quindi la vera vita incomincia quando noi ci liberiamo dalla materialità ed entriamo nel mondo iperuranico e diventiamo una cosa sola con il maschio perfetto che è lassù, una cosa sola con la donna perfetta che è lassù. Ci siamo fin qua. Ma questo avviene quando noi avremo la pienezza della vita, la quale ci capiterà addosso quando noi lasceremo il cartoccio che si chiama corpo, perché è materia. E quindi la vera vita, la perfetta, noi l'avremo dopo la morte, perché saremo puri spiriti. Se Gesù, dopo la morte, è entrato nella vera vita, non è risorto. Perché se fosse risorto sarebbe tornato dentro a un cartoccio che lo imprigiona. E se la vera vita è uscire fuori dal cartoccio, entrare nella dimensione spirituale dell'iperuranio, Cristo non è risorto. Ragionamento corre? Paolo, ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni di voi che non vi è risurrezione dei morti? Si può, sì, caro. Perché a Paolo girano i venerdì? Cerchiamo di capire. Se la risurrezione dei morti non esiste, allora neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione. Vuota anche la vostra fede. Perché la nostra fede non si fonda su una dottrina, su un sistema di pensiero, ma su un fatto storico e quindi su un'esperienza.
Ci siete? Paolo, che è anche un pochettino permaloso, dice: noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Capite che qui c'è uno scontro titanico in queste righe, tra la nostra mentalità, che è quella greca, e la mentalità invece biblica, che dice no, la fede viene da qua, non viene da un contorcimento del cervello.